vi do... non la devo dire questa cosa. E buongiorno mondo, nottata super umida, infatti ho la tenda completamente zuppa e bagnata. Proprio oggi che devo fare di fretta e non ho tempo di farla asciugare, quindi quando farò la pausa pranzo la stenderò da qualche parte sperando che ci sia il sole, ma sembra di sì, oggi è sereno. Ho già svuotato tutta la tenda che devo solo smontare e ritirare nella sua sacca. Come vi dicevo, sono di fretta perché devo andare a risolvere delle questioni per le quali forse avrò una brutta notizia da darvi, ma ve la dirò a cose fatte quando sarò in grado di dirvi le cose esatte come andranno. E quindi buona giornata a tutti, un po' triste e un po' di corsa. Ciao ragazzi. Ed eccomi arrivato anche nella bellissima piazza del popolo di Ascoli Piceno. Purtroppo è troppo presto per mangiarmi delle olive fritte, ma rimedierò un'altra volta. Comunque ad Ascoli c'ero già stato e come vi dicevo sono di fretta, perciò un passaggio veloce, magari mi fermo solo a prendermi un cappuccino e si riparte in direzione Pescara. A dopo ragazzi. Sì, sì, da qua si riagganciava la traccia. Prende la SP8 fino giù al mare, quella ti porta. Ci avrà un po' di vento, però. Devo. Andiamo più tardi, appena faccio tutto. Tranqui, tu fai come. Fai con comodo quel che devi fare. Ma però non vorrei che ti faccia aspettare tu con quel tempo. Sì, che aspetta. Arrivo che, là. Che Pescara alla fine. Sì, ormai qua mi dice 62 km al negozio, quindi se tiro un po', mi fermo solo per mangiare una mela e riparto. Poi mangio quando arrivo. No, tanto c'ho un po' di frutto, mangio quello. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie mille. Il ragazzo che avete visto davanti a me con la bici da corsa è Luca, uno dei cenciones, i ragazzi che ho conosciuto sulla Spoleto Norcia, ve li ricordate? Mi ha riconosciuto, ovviamente, tra borse rosse, giacca rossa. Mi ha affiancato, mi ha fatto due parole. E mi ha tirato per un po' di chilometri ai 35 all'ora, però almeno mi ha fatto recuperare un po' di tempo, visto che gli ho detto che sono di corsa e devo arrivare a Pescara per fare quello che dopo vi spiegherò, e devo arrivare da Salvo in negozio, il gatto con i pedali. E comunque si è anche proposto, visto che ero di fretta, di caricarmi la bici in macchina e accompagnarmi lui fino a Pescara, ma non volevo disturbarlo ulteriormente. Mi ha detto comunque di farmi sentire nel pomeriggio per vedere dove sono, se ho problemi. Comunque lui parte e mi viene a recuperare. Spero di non dovergli rompere le scatole, ma so di avere questa possibilità e quindi per ora lo ringrazio. Ringrazio anche i Cinciones, e grazie a loro ho fatto queste conoscenze e ho sta disponibilità in giro per le strade. Adesso è meglio pedalare, sono sempre 29 all'ora, divento contro perché sto andando verso il mare. Sono appena passato da Salinello e via, pedala, c'è più pedala e basta parlare, quanto parli, mannaggia. Ragazzi, sto entrando a Giulianova in mezzo al traffico, praticamente sono sulla costa adriatica, tra poco vedremo anche il mare e lo vedremo purtroppo per troppo poco. La costa dei Trabocchi attenderà il mio passaggio in un prossimo futuro e questo è un piccolo spoiler negativo di quello che vi devo raccontare, ma ora è meglio che posi la telecamera e mi metta a pedalare, che mi manca
mancano 45 km al gatto coi pedali. A dopo. Ma quanto è bello il mare fuori stagione, così calmo, senza nessuno, la ciclabile tutta sgombera. L'estate qua è un carnaio invece, altro che ciclabile, tra gente che passeggia e sciabatta. Vabbè, mi godo questi pochi attimi di calma. Mi sono fatto una breve pausa giusto per mangiarmi un po' di frutta, due mele, una banana, seduto su questo pedalò vista mare per rilassare un attimino corpo e mente, ma adesso riparto perché Salvo mi aspetta per smontare la bici, imballare tutto e sì, sta andando proprio così, male, ma sta andando così. A dopo, ciao, vi faccio sapere. Quando feci la via Francigena per tornare avevo deciso di riposarmi e fare la costa adriatica. Passai per Pineto, era agosto e questa Pineta era tutta imballata di gente, piena di caos, gente che sciabattava, scuscinava e gridavano i marmocchi. Però guardatevi adesso marzo com'è bella, piacevole, calma, silenziosa. Anche la ciclovia qua, senza nessuno. Capisco che i commercianti abbiano bisogno di quel caos, ma io ho bisogno di questa calma e me la sto godendo così, bella e piacevole. Vado, che se non Salvo mi tira le orecchie. A dopo. Mancano 5 km al negozio di Salvo, non sono né in ritardo ma neanche proprio puntuale, quindi mi sto dando una mossa e via, dopo vi dico, dai. E finalmente sono arrivato al gatto coi pedali, qui c'è Salvo che mi salva e mi salverà, anzi... Fine del viaggio, eh! Fine del viaggio. Questo è lo spoilerone che ancora non vi avevo dato, ma... Aia! Purtroppo sì, siamo qui che smontiamo la super bicicletta. Ai ai! Salvo me la rispedirà a casa, io andrò di corsa a prendere un treno per tornare e fare una visita medica per il lavoro, quindi... L'ho spoilerato prima io di lui. Quindi mi hanno inculato e devo tornare a casa, ma ritornerò qui e partirò da qui e farò quello che mi manca fino a Palermo, giusto? Io. Ci siamo quasi, l'ho fatto tribolare un casino, mi sta insultando come pochi, ma la bici è dentro. Con l'adesivi, va? Con anche tre borse. Adesivi che non manca mai, quelli c'è. Adesivi. Prova qualità. Il check. 4 hours later. Ebbene sì, ragazzi, purtroppo sto tornando a casa. È mezzanotte 47. E ieri pomeriggio avete visto che abbiamo imballato la bicicletta in negozio da Salvo al gatto con i pedali, che non finirò mai di ringraziare. Ho dormito praticamente 1 ora e 40 nel B&B che avevo prenotato. E adesso sto andando in stazione centrale di Pescara, che è là in fondo, a prendere il treno che mi porta a Milano. E da Milano torno a Vercelli, perché dopo 2 anni di cassa integrazione
dall'azienda dove lavoro sono stato richiamato e niente, mi tocca ritornare e abbandonare il progetto, cioè non abbandonarlo, accantonarlo e ricominciarlo eventualmente un'altra volta. Da Pescara proseguirò la zona che mi manca, cioè la costa di Trabocchi, Matera, la costa ionica e poi tutta la ciclovia dei parchi di Calabria. Sono amareggiato, triste, è già la seconda volta che mi capita di dover interrompere un cicloviaggio, ma ci sta, fa parte del gioco, della vita, e questa volta l'azienda per la quale lavoro ha giocato bene la sua carta, ma io sto tornando. Farò di tutto per essere in azienda all'orario giusto. Andrò a Novara a fare la visita medica e poi rientro dopo 2 anni e dopo soprattutto 21 anni di servizio in quell'azienda. Quindi vi racconterò poi dopo. Ciao ragazzi. Ragazzi, ovviamente a Milano per 2 minuti ho perso la coincidenza del treno Milano-Torino e ora prenderò quello dell'ora dopo, scendo direttamente a Novara per fare le visite e vi farò sapere come andrà a finire la giornata, la lunga giornata senza sonno. Dunque ragazzi, le visite per rientrare al lavoro al CDC di Novara le ho fatte, finite, ci ho messo un'eternità, sono le 11:30 passate, sono tornato in stazione a Novara per tornare a Vercelli, posare le mie borse, cambiarmi, vestirmi da lavoro e prendere un altro treno e andare in fabbrica. È lunghissima sta giornata, però mi sono preso il caffettino, alla macchinetta e così almeno mi sveglio, perché con un'ora di sonno proprio non è cosa, ma ce la sto facendo, sto tornando. Ed eccomi tristemente arrivato a Vercelli, adesso corro a casa, mi metto in abiti da lavoro, ritorno in stazione e prendo il treno, come vi dicevo prima. E poi quando tornerò da lavoro stasera proverò a farvi un piccolo riassunto del perché ho interrotto a Pescara questo mio viaggio, ma penso l'abbiate già capito, quindi niente, è andata così. Lo dovrò riprendere da Pescara, anche se non sarà più la stessa cosa, perché doveva essere una cosa unica e tutta collegata, ma pazienza ragazzi, pazienza. Prima il lavoro e la dignità, ragazzi, pensate alla dignità.